credi che Dio può fare l'impossibile. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Lasciamo che anche oggi il calore della parola di Dio penetri dentro di noi e riscaldi la nostra vita con l'amore del Signore. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 5 al 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuto i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Amen». Carissimi, oggi abbiamo accolto e ascoltato, nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, questa annunciazione della nascita di Giovanni il Battista a Zaccaria. È un episodio importantissimo. Tra l'altro, in questo capitolo è in parallelo con l'annunciazione sempre dell'angelo Gabriele a Maria. Sempre viene fatta e data questa buona notizia a Zaccaria, a Maria, della nascita di una persona, della nascita di Giovanni il Battista, della nascita di Gesù. Ma c'è qualcosa di speciale in questa annunciazione a Zaccaria, perché da anni sia lui che sua moglie Elisabetta pregavano di avere un figlio. Erano sterili, ma ormai erano avanzati di età.
quindi quasi si erano rassegnati, ma avevano pregato tutta la vita. L'angelo dice, apparendo a Zaccaria, non temere, la tua preghiera è stata esaudita. E tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Dio è fedele, fratelli e sorelle. Siamo in cammino verso il Natale. Accogliamo attraverso queste letture la parola di Dio, la fedeltà. Dio non ci abbandona. Quante volte noi pensiamo che le promesse di Dio cadono, non si realizzano, non vengono adempiute. Zaccaria era in una fase in cui, dopo aver pregato tanto, tanto, tanto tempo insieme a sua moglie, non vede realizzata la promessa, la parola di Dio, una propria richiesta fatta al cielo. E quando l'angelo gli dice, guarda, sono mandato da Dio per annunciarti questa buona notizia, finalmente Dio ha stabilito questo tempo propizio per te, favorevole alla vostra domanda e richiesta, avrete un figlio. Pensate, Zaccaria non è riuscito ad accogliere questo annuncio, perché ha detto, come potrò mai conoscere questo? Sono vecchio, mia moglie è avanzata negli anni. Qualche anno fa ancora poteva essere possibile, ma oggi no. Quante volte anche noi siamo scoraggiati da tanti, tanti avvenimenti, da tante situazioni personali nella nostra vita, così forti e così travolgenti che ci impediscono di credere che Dio può realizzare ciò che le abbiamo chiesto. E nel tempo che non ci aspettiamo, Dio viene dicendo, sono qui per te, sono qui per accogliere e ascoltare la tua preghiera. Zaccaria non ha avuto quel coraggio ed è stato quasi fermo e chiuso di fronte alla proposta di Dio. Non è stato accogliente, tanto che l'angelo le ha detto, io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio, questa è la buona notizia, così accadrà, ma poiché tu non hai creduto, sarai muto e non parlerai. Fratelli e sorelle, oggi il Signore ci dice, credi che a me nulla è impossibile, credi che la tua preghiera io la posso esaudire. Questo è l'annuncio che Dio oggi ti fa, attraverso il suo angelo, attraverso il messaggero di Dio, questo bellissimo Vangelo, questo capitolo, anche attraverso di me. Non rassegnarti, non lasciarti scoraggiare da ciò che vedi o da ciò che non vedi soprattutto. Dio è fedele, Dio è buono. Mettilo alla prova. Non cedere alla tentazione di dire Dio non mi ama, Dio si è stancato di ascoltarmi, perché non è così. Zaccaria ne è la prova. Giovanni il Battista è il figlio di una promessa data e anche di una preghiera per anni e per anni, fatta da parte di uomini. In questo Natale, aspettati sorprese da parte di Dio. Il Signore compirà la sua promessa per te. Grazie, Signore Gesù, per questa bellissima parola. Signore, non voglio essere come Zaccaria. Non voglio essere duro nei tuoi confronti e scoraggiarmi. Ma voglio essere in questa attesa delle meraviglie che tu compirai per me, per la mia casa, per la mia famiglia. Voglio credere che nulla è impossibile a te e voglio credere che tu mi mostrerai la fedeltà e quanto mi ami, quanto ami la mia famiglia. Signore, realizza la tua parola, apri i miei occhi e fa che io vada avanti e il tuo Spirito Santo mi guidi ad ascoltarti sempre e a credere e ad aver fiducia nella tua parola. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, con coraggio, ascoltiamo e proclamiamo lo slogan di oggi. Credi che Dio può fare l'impossibile. Credi che Dio può esaudire la tua preghiera e la tua richiesta. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto
l'ignoranza della scrittura e ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.